tagliato il nastro stamane del nuovo reparto di medicina presso l'ospedale civile Tiberio Evoli. A presenziare all'avvenimento la dottoressa Rosanna Squillacioti, commissario della SP5 di Reggio Calabria. Presente, tra gli altri, anche il professor Elio Stellitano, primario del medesimo reparto. Per mnews.it Luigi Palamara, adesso di seguito andremo a vedere quello che è stata la cerimonia integrale del taglio del nastro di questo nuovo reparto di medicina presso l'ospedale civile di Tiberio. Facciamo un piccolo giro tanto per dare dei saluti, dopodiché se qualcuno vuole porre qualche domanda al direttore può anche farlo. Va bene, allora comincio io come prima cosa, ho preso un punto per... Allora, dottoressa Squillacioti, gentili ospiti, a nome di tutto il personale del presidio vi ringrazio per aver accettato l'invito per l'inaugurazione dei nuovi locali dell'unità operativa di medicina. Ahimè, secondo la programmazione del nuovo atto aziendale, unica struttura complessa riservata alla riconosciuta all'ospedale. Comunque l'aver avuto la possibilità di rendere operativi questi nuovi locali per noi è un segno comunque importante di ripresa della pur sempre prestigiosa e storica attività del Tiberio Evoli. Certo, il mio pensiero si rattrista, ma immagino anche quello dei colleghi più anziani, nel ricordo dei tempi in cui questo presidio era riferimento per la sanità provinciale e regionale. Spero di sì e auguriamo sempre maggiore. Forse il ricordo più forte che spesso mi torna in mente è quello di quando da ragazzo abitavo di fronte all'ospedale e al mattino, recandomi a scuola, vedevo folti gruppi di persone che, scendendo dai treni o dai pullman, attraversavano la strada e entravano in questo nosocomio e per essere curati e per fare visita ai degenti. È vero anche che in quegli anni per i cittadini del comprensorio l'aforismo più ricorrente era l'ospedale e la Fiat di merito, tanto e tale era il prestigio sia sanitario che anche l'importanza economica di questa istituzione per tutto il comprensorio. Ma pensando al presente, come dicevo prima, questa inaugurazione spero sia un momento che segni la ripresa, l'atto di orgoglio di tutti noi che vogliamo imprimere un'accelerazione alla crescita di questo ospedale, dando prova della nostra laboriosità e capacità professionale. Grazie. Il direttore dell'unità operativa di medicina, il dottore Stellitano. Io innanzitutto ringrazio voi tutti di essere qui presenti e questo già un significato importante per il direttore generale, che ovviamente ringrazio per la sua presenza, perché questo significa che le istituzioni ospedaliere rappresentate qui ai massimi livelli dalla dottoressa e ovviamente dallo staff che la circonda, non dimentichiamoci che c'è anche uno staff importante che organizza il lavoro e qui abbiamo il dottore Sarica, assenti per altri motivi sono il dottore Cananzi, che comunque ho contattato telefonicamente, il dottore Butolti, e abbiamo anche il direttore del dipartimento. È venuto, perfetto, la dottoressa Rosato, dicevo, il direttore del dipartimento ospedaliero. Non posso che essere d'accordo con quanto ha detto il nostro direttore sanitario, il dottor Iaria. L'ospedale di merito per tutti noi, per quelli che hanno lavorato, per quelli che sono arrivati anche cronologicamente dopo, è stato sempre un punto di riferimento, tant'è che abbiamo avuto parenti che hanno lavorato qui, io personalmente, e parenti che ho fatto in modo anche che si ricoverassero qui, perché ho avuto fiducia nell'ospedale, ho avuto fiducia in tutta l'equipe. Purtroppo stiamo attraversando una
fase un po' problematica, questo non ce lo nascondiamo, ma speriamo che questa problematicità possa poi portare qualcosa ugualmente di positivo. Teniamo conto che l'ospedale di Melito, questo lo ricordo un po' a tutti, anche se voi lo sapete meglio di me, voi che avete lavorato qui da molto più tempo, ha le sue origini come ospedale a circa un secolo fa, dottoressa. Già nel 1909 si cominciava a parlare nella corrispondenza epistolare fra Evoli e i politici di allora e gli altri colleghi di ospedale, si adoperava questo termine, in effetti c'erano delle tendopole e delle baracche. E qualcuno dei colleghi importanti a livello nazionale è venuto qui a Melito proprio per vedere, era scritto nelle lettere indirizzate a Evoli, per vedere il tuo ospedale, si diceva già nel 1909, per cui da un certo punto di vista possiamo dire che è già trascorso un secolo, anche se mi pare dal punto di vista strettamente istituzionale è stato formalizzato soltanto poi nel 1915, quindi giù di lì è un secolo che esiste, è un secolo fra qualche anno che sarà veramente istituzionalizzato. Speriamo che questa risorsa importante che è il nostro ospedale non venga trascurata e, se possibile, venga ulteriormente valorizzata. Noi sappiamo quali sono le cose che desideriamo perché le abbiamo dette, le abbiamo scritte, speriamo che possano essere accolte e speriamo in ogni caso che il programmato diciamo così accorpamento, per adoperare un termine non bello, con l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, che è l'azienda hub in questo momento, e ci dia la possibilità in quella fase di rivedere ciò che adesso sembra e nella sostanza ecco poi ci penalizza, e quindi rivedere alcune altre possibilità. L'azienda ospedaliera è hub perché ha, tra le altre cose, come tutte le aziende ospedaliere, due reparti importanti che purtroppo qui non ci sono, non sto a fare la cronistoria perché non è il momento, non è il caso, e sono la parte relativa alla rianimazione e la parte relativa a un UTIC, come in effetti dovrebbe essere in termini di legge. Per il resto noi abbiamo 23 reparti, abbiamo dei reparti che in altri ospedali non ci sono, e speriamo che questo patrimonio in una maniera o nell'altra possa essere conservato, mantenuto e avere la dignità che noi speriamo che possa avere, perché noi in ogni caso stiamo continuando a lavorare, dottoressa, alla stessa identica maniera, con lo stesso impegno, nonostante che nel nostro animo non ci sia un po' di rammarico e un po' di amarezza, però l'impegno, le posso garantire, che è quotidiano. E d'altra parte c'è uno strettissimo rapporto fra tutte le unità operative, quindi non potrebbe essere diversamente, perché il tessuto connettivo è così, il network che si mette in campo è così, e noi confidiamo in lei adesso e in futuro in tutte le altre persone che ci potranno guidare da un punto di vista strettamente manageriale come il suo e strettamente politico. Dico questo perché vedo dei politici che si sono molto interessati, e confidiamo anche nei sindaci, nella conferenza dei sindaci, perché il nostro lavoro quotidiano possa quantomeno avere una finalità, una speranza per il futuro. Noi come reparto di medicina abbiamo fatto diverse cose che rapidamente le sintetizzo. Come produttività siamo nettamente in attivo sia nel 2009 con i dati proprio che ci provengono dall'ASPI, sia nel 2010. Nel 2010 con l'attività dovuta ai ricoveri e con l'attività dovuta a quella ambulatoriale siamo arrivati a 1.700.000 euro, cioè quasi oltre 3 miliardi e mezzo di vecchie lire, e ci siamo attestati al primo posto. Ma questo risultato noi l'abbiamo potuto garantire anche perché ci siamo serviti sempre, quotidianamente, delle consulenze, della collaborazione di tutte le altre strutture presenti, altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo ottenuto. Noi continuamente abbiamo bisogno dell'ecografia, della radiologia, della ginecologia, del pronto soccorso, di tutto. E
come altre attività abbiamo portato avanti 7 attività ambulatoriali, come dicevo, ognuno diretto da un medico, che ci ha portato un grossissimo contributo sia all'interno che all'esterno che negli altri reparti. Abbiamo fatto dei trial di ricerca a livello nazionale e internazionale con l'AMCO, che poi ci ha premiato, come le sapete, sono comparsi degli articoli sulla stampa, e con la FADOI. Abbiamo collaborato e abbiamo mandato casistiche proprio del nostro ospedale dei nostri pazienti ai congressi nazionali della Società Italiana di Medicina Interna, della FADOI, della SIC, che sono stati pubblicati, accettati e pubblicati nel volume degli abstract, e quindi abbiamo un po' diversificato la nostra attività, ma tutto questo, ripeto, l'abbiamo potuto fare perché i pazienti sono stati seguiti complessivamente anche con l'ausilio degli altri reparti e degli altri medici. Speriamo in lei e nel futuro. Grazie a tutti ancora. Amministrativo, giusto che dia il suo saluto. Un saluto al direttore generale, allo staff e a tutti gli operatori sanitari e parasanitari dell'ospedale di Melito. Già il direttore sanitario ha detto tutto, quindi io non posso fare altro che ripetere le stesse cose. Ha parlato anche il dottore Stillitano. Io mi auguro solamente che oggi si è inaugurato il reparto di medicina, domani possiamo, il nuovo reparto di medicina, domani possiamo inaugurare altri reparti, perché come avete detto il Tiberio Evoli ha una sua storia e ci stanno dei professionisti che lavorano seriamente. L'ospedale di Melito Porto Salvo, per il suo bacino di utenza, non può essere relegato ad ospedale di supporto ad altri. Ecco, questo è il mio pensiero libero, onesto, perché io da 3 anni che sono qui ho visto la professionalità degli operatori, sia i sanitari che sono all'apice, sia anche i parasanitari, che io sinceramente da amministrativo devo ringraziare, perché hanno lavorato seriamente, hanno anche, non avendo strumenti, quelle tecnologie necessarie, abbiamo visto l'attacco e tutte le vicissitudini. Abbiamo problemi per un defibrillatore, ieri sono venuto a chiedermi com'è possibile comprare un defibrillatore. C'è una situazione economica non tanta bella, però ecco, il personale nonostante ciò continua a lavorare con serietà e serenità. Quindi un augurio al primario per questo nuovo reparto, che sia un reparto, diciamo, che va a completare il lavoro che si sta facendo e che dia più comfort al paziente, perché il paziente viene in ospedale, viene principalmente per i medici, però noi dobbiamo essere all'altezza pure di dargli quel minimo di comfort alberghiero, come se fossero a casa loro. Grazie di tutto. Il direttore del dipartimento ospedaliero dell'azienda sanitaria provinciale. Beh, sono un po' nella duplice veste, perché sono un operatore di questo ospedale, sono arrivata qua come chirurgo dello strabismo, tutti lo sapete, sognavo un reparto di eccellenza, ora l'oculistica nei nuovi atti non ci sarà più. Però io devo dire che dobbiamo guardare al futuro. Si è detto che questo è nato come ospedale per la maternità. Oggi il centro nascita non c'è, però il futuro di questo ospedale e dipende da voi e dipende dalla classe politica, che è molto attenta. Io voglio dire questo, che avendo lavorato accanto alla dottoressa Squillaciotti e accanto a tutto quanto lo staff, non ho mai visto cadere l'attenzione verso questo ospedale. E soprattutto voglio ribadire quello che la dottoressa ha già detto, cioè che se anche questo ospedale, come da voi da molti desiderato, soprattutto dai sindaci, per la parte strettamente strutturale ospedaliera passerà agli ospedali riuniti, l'azienda sanitaria territoriale continuerà ad operare
come momento di integrazione tra territorio e ospedale. Quindi io devo chiedere una cosa, devo chiedervi di farvi propaganda l'uno con l'altro, perché le professionalità di questo ospedale, chi ci ha lavorato le conosce e sa per quanti anni si è lavorato con uno spirito di sacrificio, anche senza, tante volte ripetendo 2 o 3 volte i turni e mettendo a punto tanti obiettivi nell'interesse del paziente e nell'interesse del territorio. Chi ha parlato di missione ha parlato bene, perché in questo ospedale i medici, i paramedici, gli ausiliari sono stati dei missionari. Grazie. Allora, intanto oggi è un momento di festa, direi io. L'abbiamo fatta e credo che parliamo al passato, ma noi guardiamo sicuramente al futuro, come diceva pure Anna Rosato. Io voglio fare una piccola cronistoria del periodo in cui noi siamo qui, noi dicendo giunta regionale, noi consiglio regionale, maggioranza, qui c'è l'onorevole Balzano, io lo ringrazio per la sua presenza, se poi vuole pure lui dire qualcosa siamo qui felici ad ascoltarlo. Noi abbiamo trovato una sanità come l'abbiamo trovata, noi non abbiamo distrutto niente. Noi stiamo costruendo, quindi questo io ci tengo a dirlo, perché a volte sento delle battute o degli ammiccamenti che sinceramente non ci appartengono. Ora, siccome noi siamo classe operativa, io ho detto l'altro giorno che non siamo quelle dei nastri, oggi siamo venute a tagliare il nastro perché ci competeva. L'abbiamo fatto veramente con grande entusiasmo e con l'augurio che tanti altri nastri in questo ospedale possono essere tagliati, anche se non li taglierò io, non ha nessuna importanza, a me proprio non interessa il fatto fisico, la fotografia sul giornale, a noi interessa che si possa operare e andare avanti in quel lavoro e in quegli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere. Un primo obiettivo forse l'abbiamo raggiunto stamattina, anche se, come diceva il dottor Iaria, questa è l'unica struttura complessa, dottor Iaria, ma lei sa benissimo, stando pure al dipartimento, che noi abbiamo eseguito e dato corso a delle linee guida che ci sono venute dalla regione, quindi non avevamo gli spazi tanto larghi per poter operare meglio. Dicevo, oggi abbiamo inaugurato questo reparto, ma come ho detto prima anche alla stampa che mi ha intervistato, che noi siamo in una fase di progettualità per questo ospedale. Se è vero, e come è vero, che c'è anche un dirigente dell'ASP, l'architetto Mittica, siamo nella fase di, abbiamo pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione per la messa in sicurezza di questo ospedale, per 10 milioni di euro, cioè siamo nella fase operativa, non ci siamo fermati. Purtroppo all'inizio, chiaramente, appena arrivati, abbiamo trovato una situazione che abbiamo ereditato. Ora, non se ne deve volere nessuno, ma noi l'abbiamo ereditata, non ci siamo pianti addosso, abbiamo cercato di operare nel migliore dei modi. Non abbiamo chiuso ospedali, non abbiamo fatto niente, era tutto un lavoro precedentemente fatto. Noi stiamo solo costruendo e costruendo una sanità migliore, una sanità che va verso una razionalizzazione degli ospedali, degli ex ospedali. Questo è un ospedale generale poi alla fine nell'arte aziendale, e noi questo ospedale generale così l'abbiamo trovato, non abbiamo deciso noi che merito dovesse essere un ospedale generale. Ci sono gli ospedali hub, ci sono gli ospedali SPOC all'interno del territorio reggino. I due ospedali SPOC sono Locri e Polistena, l'ospedale hub è sul Reggio Calabria, e gli ospedali generali sono Gioia Tauro e Melito. Stiamo procedendo, io dico stiamo perché le aziende regionali seguono le indicazioni, i decreti che vengono giornalmente emanati dal Dipartimento, dalla struttura commissariale, dal commissario Scopelliti. Noi giorno 27 abbiamo l'incontro in regione, perché stiamo procedendo con i CAPT, Centro Assistenza Primaria Territoriale.
abbiamo già fatto le fasi progettuali che abbiamo consegnato in dipartimento, il 7 come dicevo c'è una riunione operativa e quindi come vedete stiamo andando avanti, non ci siamo fermati. Io credo che una classe dirigente operativa come quella che c'è attualmente, con molto orgoglio dico che non ce ne sono state tante. Ora, io so della storia del Tiberio Evoli, l'ho sentita, l'ho ascoltata, l'ho letta, però signori dobbiamo guardare al futuro. C'è un avvicendamento di storie, ci sono percorsi storici che nel corso della vita si alternano, noi non possiamo fermare il tempo, però questo non vuol dire che si ferma l'attività sanitaria in questo ospedale. E oggi siamo qui per inaugurare un reparto che è struttura complessa. Ora, i sindaci, i medici, tutti avete chiesto a viva forza che questo ospedale vada con l'ospedale hub, con gli ospedali di Uniti di Reggio. Mi dispiace che purtroppo ci è sfuggito forse di chiamare il collega, il dottore Bellinvia, ma è come se fosse qui, lo chiameremo in altri momenti. Noi stiamo già ragionando di questo passaggio che non può avvenire così, si prende la struttura e si dà, ci sono dei passaggi tecnici, ci sono dei passaggi giuridici, ma siccome noi lavoriamo in piena sintonia e non dobbiamo farci la guerra, ma perché lavoriamo in casa, diciamo, con Bellinvia abbiamo avuto un primo incontro di regione, un secondo incontro operativo l'abbiamo avuto all'ASP, alla presenza anche della dottoressa Rosato, in duplice veste anche lì come capo dipartimento, ma anche come medico di questo ospedale, credetemi, dice sempre merito, merito, merito. Noi l'ascoltiamo quando la possiamo ascoltare, quando abbiamo potuto ascoltare le richieste di questo ospedale, siamo stati sempre pronti. Dicevo, ci siamo visti con Bellinvia, abbiamo fatto un primo incontro, ci siamo dati appuntamento fra una decina di giorni, perché anche lui ha necessità di rendersi conto cosa l'ospedale di Melito ha, perché ci sono strutture, perché c'è attrezzatura, perché c'è personale, e il personale va garantito in tutte le sue, dai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori di questo ospedale, per cui noi fra una decina di giorni, perché l'obiettivo è quello di fare presto, in modo che ci sia questa tranquillità. Io ci tengo a ribadire che è stata una espressa richiesta dei medici, qualcuno di voi si ricorderà quando ci siamo incontrati in quella sala, non so come si chiama, al municipio, ci siamo incontrati e lì c'era la richiesta di dire no, noi vogliamo andarcene con gli ospedali riuniti, lo stiamo facendo, ci vogliono i tempi per fare questo passaggio, ma ripeto, non ci vorranno tempi lunghi. Fra l'altro il progetto che si redigerà per quanto riguarda questo ospedale, che poi si parte dalla messa in sicurezza vuol dire che noi dobbiamo privilegiare soprattutto gli impianti, col dottore Bellinvia siamo d'accordo, continua l'ASP perché l'abbiamo fatto noi, appunto perché avevamo tempi stretti per i finanziamenti, ma c'è anche una parte che resterà all'ASP, perché noi parliamo di integrazione territorio ospedali in tutta l'azienda, in tutta la regione, non possono essere cose a sé stanti. Per cui l'integrazione ospedale attività territoriale è presente, sarà presente sempre, quindi ci sarà l'azienda sanitaria, quindi sarete credo più protetti da questo punto di vista, azienda sanitaria e azienda ospedaliera. Poi sarà il collega Bellinvia che sentite sicuramente gli operatori, sentite i sindaci, perché noi abbiamo sempre il rispetto dei ruoli e delle istituzioni che con noi devono lavorare, deciderà dell'ospedale di Melito cosa, non cosa vorrà fare, ma sicuramente le attività che proseguiranno sempre come ospedale generale. Quindi io credo, ci siamo visti tante volte, purtroppo c'è stato il problema del punto nascita che abbiamo vissuto un po' tutti quanti, però sono cose che come dicevo prima, che si avvicendano nel corso dei tempi, cambiano le cose. E il fatto dell'attacco, dottore, è un fatto che io ho trovato
Quindi addebitarla a questa direzione, noi abbiamo risolto un problema. Qui si era comprata una TAC che non si era comprata né con atti deliberativi né con niente, ma chiamando qualcuno a dire fornisci una TAC. Noi non siamo per questo, siamo per la legalità, siamo per le procedure legali e alla luce del sole, e quindi la TAC era qui ma non poteva mai essere messa in funzione se non si faceva tutta quella parte amministrativa. Lei è un amministrativo, quindi mi deve dare atto che non si acquista una cosa perché piace acquistarla, intanto perché serve, però c'è un lavoro che bisogna fare, quella famosa burocrazia che serve la dobbiamo attuare, altrimenti andiamo contro legge, e la sottoscritta fino adesso contro legge non è andata mai né andrà mai. L'obiettivo, diceva prima il sacerdote nella benedizione che ha fatto del reparto e degli operatori, è che bisogna tenere conto di chi ci sta in questi reparti. Ci stanno i medici, ci stanno gli operatori, ma ci sta il malato. E io credo che qualcuno, se mi ha sentito in altri interventi, dico sempre che l'obiettivo primario deve essere quello, deve essere il malato, il cittadino. Nell'interesse primario del cittadino tutti ci dobbiamo muovere, e credo che lo stiamo facendo, perché se c'è sintonia, se non c'è allarmismo, se non c'è anche litigiosità che naturalmente viene fuori anche da posizioni diverse, io credo che gli obiettivi si raggiungeranno. L'obiettivo di merito del circondario qual è? Quello di avere sanità migliore, e credo che su questo terreno ci stiamo muovendo, e si muoverà anche dopo il passaggio all'azienda ospedaliera il collega che la reggerà. Questo è quello che vi dovevo dire, speriamo che di poter fare altro, siamo, ripeto, nella fase progettuale, taglieremo altri nastri, credo di sì, verrò forse io come ospite, ma sempre come parte integrante insieme al collega, e questo è il nostro auspicio, di fare meglio, di razionalizzare, perché un'altra cosa che ci tengo a dire, poi chiudo per non annoiarvi, noi non stiamo tagliando la sanità, non stiamo tagliando nulla, stiamo razionalizzando, questo sì, ma stiamo razionalizzando per raggiungere obiettivi migliori e situazioni sicuramente più favorevoli per il cittadino e per la malata. Vi ringrazio. Personale, ovviamente, Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale in tutte le sue articolazioni. Ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi, capisco anche un po' di amarezza che è affiorata anche nei minuti precedenti, però proprio perché viviamo una fase storica che voi conoscete molto bene, ricordo a qualcuno che qualche giorno fa il Consiglio regionale necessariamente ha dovuto sospendere una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che era l'istituzione del Centro regionale del sangue, e parlo ovviamente a operatori sanitari che comprendono forse meglio di me cosa significa un Centro regionale del sangue in una regione che era rimasta l'ultima regione d'Italia, perché abbiamo quella strozzatura del piano di rientro che ci ha imposto quello che ci ha imposto. L'abbiamo congelata in attesa che venga, come ci auguriamo e auspichiamo, in tempi brevi approvato questo benedetto piano di rientro, e lo stesso ragionamento io credo che possiamo farlo per tutto il resto della sanità calabrese e quindi anche dell'ospedale di Merito Porto Salvo, rispetto al quale io dico che non bisogna ragionare con la testa all'indietro. Questo, dico questo non perché bisogna rassegnarsi, ma perché secondo me bisogna cogliere a partire da oggi, questo secondo me, l'inaugurazione di questo reparto deve essere colto come momento di grande significato, di alto valore simbolico, perché assieme, anzitutto voi altri, ognuno per il ruolo che svolge, ecco, possa cogliere a partire dalle prossime settimane, a partire dai prossimi mesi, tutte le opportunità che ci verranno date una volta ovviamente che verrà approvato questo piano di rientro, ma anche prima,
La dottoressa Squillaciotto ricordava che l'ASP, la direzione generale, non si è fermata. Ci sono tutta una serie di cose importanti, di atti importanti che si stanno progressivamente realizzando e coinvolgeranno anche questo ospedale, che ha una grande storia, che per quello che sarà possibile, io mi auguro il massimo di quello che sarà possibile, sicuramente verrà valorizzato, perché crediamo nella professionalità. Io quest'estate, dottoressa, ero da queste parti, ho la residenza anche nell'area grecanica, un problemino, sono corso in questo ospedale, ho trovato grande disponibilità, professionalità, quindi, ma credo è una storia, metà Pellaro, tocco sicuramente un nervo scoperto, io sono originario di Pellaro, è nata in questo ospedale, io mi auguro che quella fase che purtroppo ci ha visti soccombenti tutti, perché nessuno pensava di dover chiudere, però le regole e le leggi sono quelle che sono, però dobbiamo ripartire dalla situazione di oggi per tentare di invertire assieme, facendo un grande sforzo, ognuno per quello che può, mettendo da parte anche quella fisiologica tendenza che un po' tutti abbiamo, un po' di pessimismo, per considerare, ripeto, il bicchiere non mezzo vuoto, ma io che sono un ottimista inguaribile, un bicchiere sempre pieno. Io sono convinto che da questa inaugurazione nasceranno ancora di più stimoli nuovi per tutti, per la direzione strategica, per tutti, per tutta la sanità di questo territorio, per gli amministratori regionali in particolare, che si sentono come me particolarmente investiti, che hanno una sensibilità particolare verso la sanità regina, ma verso questo ospedale in particolare. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti, qualunque sia il ruolo che ognuno di noi svolge. Grazie. Mi è sfuggito prima, è tale l'attenzione, onorevole, tutti quanti, che noi stiamo avendo, che stiamo procedendo. Dottore Iadia mi faceva vedere il reparto di oncologia che è completato dal punto di vista strutturale, che si riempirà quanto prima di contenuto. Lui è il direttore, gli ho detto vicendevolmente, vediamo quello che possiamo fare per fare in modo che anche quel reparto venga. Ma ultimamente noi abbiamo attenzionato la pediatria, è stato nominato un primario pediatra che non c'era, nella persona del dottore Zimmitti, credo che sia pure una garanzia per questo ospedale, ed è pure un'altra persona che ci sta addosso per dire. Quindi noi ci siamo dimenticati dell'ospedale di Melito, ma siamo qui a lavorare sempre. Qualche domanda alla dottoressa, che siano domande però brevi, in modo che anche la risposta possa essere tale, va bene? Sì, il sindaco. Allora, il dottore Zavettieri, il sindaco di Rovodi, nonché dirigente medico dell'ospedale di Melito. Un saluto e un ringraziamento al direttore generale per essere presente qui al nostro ospedale, assieme al suo staff, che giorno per giorno lavorano e cercano di essere sempre più attivi per il nostro ospedale. Ringrazio il primario del reparto di medicina che oggi si inaugura questo reparto che è importante per il nostro ospedale. Dottoressa, le diciamo che qua a questo ospedale, come è stato evidenziato, ci sono delle professionalità che giorno dopo giorno lavorano, danno risposte di sanità al nostro territorio. Certo, ci sono delle carenze sia dal punto di vista, diciamo, strutturale, sia di personale e anche di tecnologie, perché le tecnologie, ci sono delle innovazioni e bisogna pensare che devono essere programmati. Mi fa piacere che giustamente quei 10 milioni di euro si stanno già attivando. Io sono stato uno di quelli che ho evidenziato questa problematica e grazie al direttore generale che finalmente, diciamo, vi dico, giorno per giorno io in prima persona che lavoriamo in questa sanità, come vi dicevo, nel nostro reparto è chiusa, diciamo, il punto nascita, però noi giorno per giorno affrontiamo l'urgenza emergenza e l'affrontiamo con molta tranquillità, serenità. Le posso dire che noi diamo risposte in questi casi. Appunto ieri sera io ero di guardia
mi è capitato una donna a Porto Rico in ambulatorio. Questa è un'urgenza. Purtroppo vengono e noi su questo vogliamo una maggiore attenzione. Io non dico che deve essere, i punti nascita sono chiusi, però dobbiamo avere una maggiore attenzione sul nostro territorio, perché diamo risposte di sanità. Noi questo diciamo, non perché vogliamo difendere o io voglio difendere perché lavoro nel reparto di ginecologia, ma voglio evidenziare questo aspetto che tutti i colleghi, tutti i professionisti lo devono sapere, perché afferiscono, perché l'azienda ospedaliera è un po' distante da noi, diciamo, anche se dà risposte adeguate, però non ci sono posti. Questo è l'aspetto che vediamo, che vengono qua. Dico, io vado là e non trovo posto in essere messo in una barella. Questi sono i ragionamenti che noi politici dobbiamo cercare di fare. È giusto, sì, razionalizzare. Per questo dobbiamo essere molto, siamo coscienti di quello che giustamente deve essere fatto, però non dobbiamo penalizzare il territorio e dare risposte. La ringrazio innanzitutto per quello che ha detto, per diciamo, questa integrazione, accorpamento con l'azienda, che noi come sindaci abbiamo spinto assieme agli altri colleghi medici di questo ospedale per portare avanti. Grazie, ci saranno altri modi. Meglio news, no? M-News. Lei commenta online. Dottoressa. Allora, dura l'ex, sed l'ex. Costruire sulle macerie non è mai facile, perché poi tutto quello che viene fatto non viene neanche visualizzato, comunque sentito dal cittadino. Quello che noi registriamo nel territorio è un po' un pessimismo, nel senso che la gente non vede più quasi l'ospedale di Merito come un punto di riferimento, nonostante ci siano le professionalità, nonostante ci sia anche l'impegno della regione a fare investimenti, mettere in sicurezza, aprire nuovi reparti. Quindi secondo me si dovrebbe cercare di rassicurare, tra virgolette, in questo senso i cittadini. Quindi in questo senso come intendete muovervi per la comunicazione nel territorio, la comunicazione proprio esterna, far capire al cittadino che il Merito comunque ha un reparto di medicina che funziona, ha un reparto di pronto soccorso che funziona, altri reparti che sono comunque delle eccellenze. Quindi in questo senso come intendete muovervi? Ma guardi, intanto io chiedo a voi, anche operatori dell'informazione, di portare questa informazione, pure quella giusta che esce dagli incontri che noi periodicamente abbiamo. Io sono venuta a Melito tante volte in occasione della messa di Santa Lucia, mi pare, sono venuta altre volte, oggi sono qui per diciamo, la scusa dell'inaugurazione del reparto, che ci riempie di orgoglio e di gioia, e oggi stiamo comunicando. Ecco, portate voi questa comunicazione giusta. Io sono d'accordo con lei che la gente è mal informata, forse dovremmo fare più informazione, nel senso di andare in televisione, dire le cose, ma mi creda, non ho il tempo per fare tutte queste cose, non c'è, perché dobbiamo essere operative e dobbiamo dare risposte. E allora, quando abbiamo l'occasione di incontrarci, come oggi, anche con la stampa, con gli operatori delle informazioni, chiediamo a voi, riportate alla gente un senso di ottimismo, quello che sicuramente oggi è stato evidenziato e si evidenzia da parte nostra, quell'ottimismo che deve dire alla gente che l'ospedale di Merito non è morto, come qualcuno nei mesi scorsi aveva detto, ma se siamo qui ad inaugurare un reparto vuol dire che Merito c'è e continua, forse in una situazione diversa, con cambiamenti diversi, con quei cambiamenti che la società di oggi ci porta ad avere, con le innovazioni, noi ci auguriamo di riportare nei vari ospedali e nelle strutture innovazioni,
E noi a Scilla, che è un ospedale che stiamo riconvertendo, perché entro il 31 marzo il piano di rientro ci dice che lo dobbiamo riconvertire, noi lo stiamo anche riempiendo, perché siccome sarà un capite, di altri contenuti. Chiudono come reparti quegli ospedali, vengono riconvertiti come degenza, ma come assistenza sanitaria noi invece stiamo vedendo di darne di più rispetto alle medicine che ci sono negli ospedali. Noi a Scilla, per esempio, abbiamo già in essere un punto di eccellenza per quanto riguarda l'inseminazione di primo livello, è vero? Il primo e secondo livello. Abbiamo già attuato l'oncologia, l'assistenza oncologica e che più. È un centro di allergologia. L'altro giorno c'è stato un bellissimo, una bella tavola rotonda a Reggio Calabria sulle allergie. Noi siamo forse l'unica azienda sanitaria ad avere due centri di allergologia, uno a Locri e uno ospedaliero e uno territoriale su Scilla. Quindi forse lei ha ragione, dobbiamo fare, anche a merito, dobbiamo fare più informazione, dobbiamo forse comunicare di più, dobbiamo chiamare di più i giornalisti. Questa è una pecca, ma è una pecca dovuta anche al fatto che siamo le persone del fare e non della pubblicità. Credo che di più non le posso dire. Stiamo lavorando a razionalizzare i servizi, a mettere... io sto facendo un lavoro, ho iniziato da Locri, ma lo farò poi nei vari ospedali. Mancano infermieri, mancano alcune volte medici. Alla regione, voi sapete che noi non possiamo né assumere né fare turnover, alla regione ci dicono: tirate fuori gli infermieri che ci sono, che vengono utilizzati in altre attività. E io all'Ofri sto partendo anche con questa novità. Non vogliamo penalizzare nessuno, vogliamo semplicemente riportare le figure che sono state assunte nelle loro varie qualifiche a fare quel lavoro, perché ci servono, perché non possiamo assumere, perché non possiamo fare turnover. Poi quando usciremo dal piano di rientro, e tutti ce la dobbiamo mettere la buona volontà di uscire, poi ci saranno nuove prospettive, poi si apriranno nuovi scenari. Oggi come oggi facciamo i conti con questo benedetto piano di rientro, ma vi ripeto, questo non vuol dire però, e lo dice sempre anche il governatore negli interventi che fa, non stiamo tagliando nulla, stiamo razionalizzando. E comunque faremo più informazione se necessario. Grazie. Anche l'evoluzione che c'è stata in alcuni reparti, tutti lavorano per carità di Dio, in alcuni reparti, come diceva il dottore Salitano, è stata fatta anche un'attività scientifica che è stata riconosciuta con una pubblicazione, e questo riempie d'orgoglio. Ritorno, faccio un passo indietro, questa premessa era d'obbligo ovviamente, per dire che questa è una struttura a cui ho fatto riferimento dalla nascita, sono di merito, sono cresciuto qua e se Dio vuole fino all'ultimo momento, insomma, quando avrò bisogno, quando sarà questo il mio punto di riferimento. Torno sul discorso della politica del fare, perché una cosa è stato fatto il reparto e quindi è una cosa tangibile, visibile. Sui tempi però mi viene la pelle d'oca. E se guardiamo indietro, se non sbaglio, questa è una ristrutturazione che arriva forse da più di 10 anni, o 15, o comunque da più di 10 anni. Se guardiamo ancora altre situazioni, siamo più o meno su quel livello. Se guardiamo ad esempio a un macchinario che si rompe, tipo la TAC che è successo, mancava il diffusore, se non ricordo male si chiama così, ci sono voluti addirittura dei mesi. Ecco, sui tempi la cosa mi fa accapponare la pelle. E immagino, e provo ad immaginare quello che si svilupperà, guardiamo al futuro. Ci sono adesso questi 10 milioni di euro da spendere in riqualificazione. Se tanto mi dà tanto, vuol dire che la riqualificazione dell'ospedale terminerà quando? Al più presto. Noi, e questo è l'obiettivo. E comunque noi forse abbiamo trovato sicuramente questi lavori che iniziati, però mentre gli altri non l'avevano completati, forse noi siamo riusciti a completarli. C'era un problema anche legale, mi pare, no? Un problema di... guardi, noi abbiamo avuto l'assegnazione dei fondi, ci siamo immediatamente dati da fare, siamo nella fase di progettazione.
e di esecuzione. Perché? Perché abbiamo fatto un primo bando per i progettisti, per dare l'aggiudicazione ai progettisti, quindi come vede nel miglior modo possibile, nella piena pubblicizzazione, perché le ripeto, l'ho detto prima, noi vogliamo fare le cose in piena legalità e trasparenza. Poi faremo l'appalto concorso, cioè non faremo progettazione, poi finisce, poi no, l'altro bando sarà fatta la progettazione esecutiva con l'appalto dei lavori, quindi procedure più snelle possibili. Poi guardi, io a Locri ho trovato per esempio un lavoro che era iniziato molti anni prima, non iniziato, un appalto che non andava avanti proprio perché la progettazione si era bloccata. Non c'era riuscito nessuno, ho fatto la rescissione del contratto, stiamo facendo di nuovo il bando per assegnare dei nuovi lavori. Purtroppo possono succedere degli intoppi di imprese che non fanno, questo io ho fatto pure il sindaco, chi fa il sindaco sa meglio di me che si parte col piede giusto. Io vorrei fino a quando ci sono io poterli veramente inaugurare tutti questi lavori, quindi la buona volontà c'è in assoluto, se poi ci sarà qualche intoppo ci auguriamo di no, perché dobbiamo pensare al pessimismo, pensiamo all'ottimismo, sì. E a fare in modo che i lavori si possano fare. Va bene, un attimo solo, volevo solo dirvi che i medici dell'unità operativa di medicina ora offriranno assieme al primario un piccolo rinfresco anche di buon augurio di buon auspicio certamente quindi potete fermarvi. Rocco. Dottore Sacchi. Dottore Zalettieri. A me tocca per l'anzianità perché io vengo dalla medicina. Anche se mi funzecchia. No, non la funzecchia. Io so, ne sai che il cuore mi piange. Vabbè, dobbiamo sorridere, non dobbiamo piangere. Noi vediamo, ci impegniamo. Cin cin. Guardo già l'istruzione. Allora dottore, per lei che è primario comunque presenziare all'inaugurazione di un reparto nuovo, quello di medicina, è una soddisfazione professionale e anche personale? È una grandissima soddisfazione personale, ma il merito bisogna dire che va a tutta l'equipe, sia medica, sia infermieristica, sia anche del personale ausiliario, perché quando si inaugura un reparto e dietro al reparto ci sta l'attività di tante persone, non solo i medici che sono quelli che forse sembrano più visibili e più appariscenti, ma c'è il sacrificio degli infermieri, c'è il sacrificio degli ausiliari, c'è il sacrificio della parte amministrativa, cioè il sacrificio e il lavoro. Questo sta dietro l'inaugurazione di un ospedale. Io ho avuto la fortuna di poter assistere a questa inaugurazione. Avevo anche inaugurato il reparto di Taurianova in passato, che era un reparto altrettanto bello e altrettanto grande. Purtroppo le vicende che poi abbiamo sentito qui anche da parte del direttore generale hanno portato alla riconversione di quell'ospedale, che ancora però si deve verificare. Una cosa certa è che quell'ospedale, quel reparto è stato chiuso e la riconversione ci sarà in tempi. Torniamo però al suo reparto, adesso con questa nuova ala, cosa cambia per il suo reparto in concreto? Dunque, intanto quanti posti letto ci sono, eccetera? Allora, cambia sicuramente la parte di comfort, perché possiamo finalmente dare agli ammalati delle stanze molto luminose, molto soleggiate,
con dei letti nuovissimi di ultima generazione, con delle suppellettili nuovissime che vengono adoperate per la prima volta in questa circostanza. Quindi diciamo migliora la qualità per il paziente? Sicuramente la qualità per il paziente, il quale ovviamente non si lamenterà da questo punto di vista e sarà anche più agevole l'approccio e il rapporto al paziente. Abbiamo anche delle stanze finalmente con un solo letto e con il bagno in camera, sono due stanze, una maschile e una femminile, e quindi il comfort aumenta notevolmente. Ecco, in totale quanti posti letto? In totale adesso siamo riusciti a mantenere lo stesso numero di posti letto che avevamo prima, che era 18, speriamo di poter arrivare a 20 posti letto oltre il day hospital quando ci sarà, però i locali ancora non ce lo consentono perché sono angusti. Io mi auguro che possiamo utilizzare anche gran parte dei locali di questo reparto cosiddetto vecchio, perché abbiamo 7 attività ambulatoriali che vogliamo portare avanti e che, come diceva la dottoressa Squillacioti, il direttore generale, ci consentono anche di dare visibilità con i nostri lavori, con le nostre pubblicazioni, perché questo è uno dei problemi importanti, che molte volte i medici lavorano per gli ammalati e poi di questo lavoro non c'è visibilità all'esterno. Ecco, questo benedetto accorpamento con l'ospedale Hub di Reggio Calabria, che vantaggi porterebbe all'ospedale di Melito? In sintesi. Io vedo l'accorpamento come un fatto positivo per diversi motivi. Il vantaggio che porta all'ospedale di Melito è che intanto cambiamo una gestione e andiamo con la gestione ospedaliera, che può avere più mezzi, più risorse e già maggiore strutture rispetto alla nostra. Basta citare semplicemente che avremo una rianimazione vera come quella dell'azienda ospedaliera e un UTIC vera come quella dell'azienda ospedaliera. Il vantaggio poi è che la nostra professionalità potrà avere maggiore visibilità, perché noi portiamo all'azienda ospedaliera un pronto soccorso che attualmente al Morelli non c'è, portiamo tutti i nostri reparti, tutti i nostri posti letto che il Morelli, che azienda ospedaliera, sta perdendo perché andranno ai riuniti. Quindi io la vedo come una grande occasione di far emergere la nostra professionalità e dobbiamo essere in grado di dare visibilità di queste cose, perché l'ospedale di Melito ha moltissimi reparti che gli altri ospedali dell'azienda sanitaria provinciale non hanno. Quindi diciamo che andrebbe a completarlo. Andrebbe a completare molto l'azienda ospedaliera e soprattutto darebbe grande risalto a tutta la zona sud della città rispetto a Reggio. Teniamo conto che Reggio Calabria è il quarto comune d'Italia per estensione, arriva fino a Pellaro, e con l'accorpamento noi abbiamo un qualcosa che comprende anche l'area greganica, quindi alle 300.000 persone di Reggio noi aggiungiamo le circa 60-70.000 dell'area greganica. Questo rimetterà in discussione anche l'atto aziendale dell'azienda ospedaliera e quindi in quella circostanza ci sarà la possibilità di fare valere le nostre professionalità, le nostre capacità proprio a livello del nuovo atto aziendale che si andrebbe a fare con l'azienda ospedaliera, che verrebbe a chiamarsi a questo punto Bianchi, Melacrino, Morelli, Evoli. Bene, chiudiamo qua, ma avremo modo di approfondire con uno speciale quello che sta avvenendo nell'ospedale di Melito. Intanto possiamo dire che a Melito e nell'area grecanica una lampadina oggi si è accesa. Si è accesa la lampadina di un piccolo reparto di medicina, ma pur sempre una lampadina. Grazie. Ecco, noi abbiamo definito il reparto, l'inaugurazione del reparto di medicina come una luce, una lampadina che si accende qui nell'ospedale di Melito, un ospedale non dico immerso in un buio pesto, ma quasi, quindi una lampadina, no, non condivido, va bene, però una nuova, diciamo una lampadina che si accende, quindi diciamo che accende le speranze della popolazione dell'area grecanica. Diciamo che l'auspicio di un'inversione di tendenza. Ecco, allora qual è il significato sia per l'ospedale ma soprattutto per i cittadini pazienti? Intanto, vabbè, per i cittadini pazienti non cambia nulla, perché l'equipe sarà sempre uguale, l'impegno non mancherà come non è mancato fino ad oggi. Certamente agiremo in un comfort alberghiero sicuramente migliore e certamente va inquadrato come un sistema più ampio. Noi pensiamo all'unità operativa di medicina, ma dobbiamo guardare a tutte le novità che abbiamo nell'ambito dell'ospedale, con le tante professionalità che c'erano e rimarranno ancora, ed ancora di più pensare di essere
di riferimento ancora una volta per l'utenza del comprensorio, perché noi siamo giovani, ma i nostri colleghi più anziani sono stati dei riferimenti anche a livello regionale. Non dimentichiamo il professore Panuccio, che è stato il chirurgo che per forse un ventennio, trentennio è stato riferimento per la Calabria nell'ambito della chirurgia, e non solo, ma diciamo nell'ambito della Calabria. Quindi la speranza è quella che questo sia un'inversione di tendenza, ma più che altro non dal punto di vista professionale interno, inversione di tendenza in quello che è il giudizio dell'utenza, che possono riavere fiducia negli operatori dell'ospedale, dicendo ancora di più che eventuali problematiche che possono sorgere la direzione sanitaria è a disposizione dell'utenza per poter essere al servizio reale dell'utenza stessa. Ecco, questa programmazione di accorpare Melito all'ospedale Hub di Reggio, quali vantaggi porterà all'ospedale di Melito? Allora, la proposta fatta dai sindaci e da un comitato ristretto di Melito, che è stata accolta, diciamo, sembra sia stata accolta, è un punto di riferimento intanto per poter avere Melito come una una situazione di complementarietà, benissimo, non mi viene il termine, con gli ospedali riuniti, che è un hub, quindi uno dei tre hub di tutta la regione. Noi possiamo garantire assieme ai riuniti tutte quelle che sono le patologie a minore complessità, perché maggiore la complessità più è di interesse dell'hub, quindi garantire l'ordinarietà, garantire un livello di complessità clinica medio-bassa e quindi essere di riferimento anche per l'utenza della città di Reggio. Nello stesso tempo pensiamo che Melito poteva oggi trovarsi in altre situazioni di essere un ospedale SPOC, perché ricordiamo che per ben due volte negli anni passati è stata finanziata la rianimazione, finanziata e mai aperta, anche se ristrutturata. Sono stati spesi dei soldi. Tanti soldi, però per volontà forse di qualche signorotto della sanità melitese non è stata mai aperta. Non è stata. Oggi, avendo avuto attiva una rianimazione, Melito sarebbe diventato un ospedale SPOC. Però non possiamo rimpiangere quello che è stato fatto, bisogna saperle le cose e quindi non pensare che l'attuale dirigenza ha voluto chiudere o fare, ma applicare quello che era la legge. Pertanto l'augurio mio in veste temporanea di direttore sanitario è quella che la gente del comprensorio possa riacquistare fiducia in queste strutture, dichiarando ancora una volta che siamo disponibili a qualsiasi intervento a favore dell'utenza, comunque se ce ne fosse bisogno. Grazie. Dottoressa Squillacioti, oggi a Melito viene inaugurato un reparto, può essere considerato un segnale positivo per il rilancio di questo, un rilancio tanto sperato per questo ospedale? Sicuramente è un obiettivo che viene raggiunto. Quindi l'ospedale di Melito da parte dell'azienda sanitaria è stato attenzionato dal primo momento. Noi abbiamo lavorato, io così come ho lavorato per gli altri ospedali, ho lavorato anche per Melito con tutte le problematiche che comunque ci possono ancora essere. Oggi quindi raggiungiamo un obiettivo. Il discorso di Melito, come voi sapete tutti, è che da parte dei sindaci soprattutto c'è stata la richiesta che Melito andasse con l'azienda ospedaliera. Quindi stiamo lavorando insieme al dottore Bellinvia ad arrivare a questo passaggio, che noi ci auguriamo possa avvenire il prima possibile. È chiaro che vanno strutturate determinate cose, c'è personale, c'è bene, c'è da definire tutte quelle cose che consentiranno a Melito di essere aggregata agli ospedali riuniti, così come richiesto dai sindaci, quindi dalla popolazione.
Ecco, un altro, secondo noi, un altro punto di eccellenza, tra virgolette, dell'ospedale di Melito è il pronto soccorso. Poi ci sono altri reparti comunque che possono essere considerati delle eccellenze. Per cui il passaggio da ospedale generale ad hub, magari accorpato, sarebbe per Melito forse davvero l'ultima spiaggia. Guardi, intanto noi come azienda sanitaria, azienda ospedaliera, lavoriamo sempre in piena sintonia, per cui non c'è nessun distacco, c'è un'integrazione totale fra le due aziende, e questo passaggio lo dimostra, perché noi non facciamo motivi di campanilismo, nel senso di io direttore dell'azienda, assolutamente, fra me e il dottor Bellinvia grande sintonia. Perché, le ripeto, c'è questa richiesta del passaggio, però non dobbiamo sottovalutare che è vero che Melito verrà accorpata agli ospedali riuniti, quindi all'azienda ospedaliera, ma c'è un'integrazione col territorio, tant'è vero che nella fase progettuale ho fatto il bando per la progettazione della messa in sicurezza dell'ospedale, qui c'è l'architetto Mittica che sta curando questa fase, noi abbiamo previsto anche una parte che rimarrà all'azienda ospedaliera per i poliambulatori, per quello che è territorio, perché se non c'è integrazione fra territorio e ospedale non si va da nessuna parte. Noi questa integrazione la intendiamo come fase, la parte territoriale di arrivo del paziente prima di andare in ospedale, e quindi non c'è nessun problema. I tempi sono quelli strettamente necessari a mettere le cose a posto, che non ci siano problemi e strascici poi per il futuro, dal punto di vista squisitamente tecnico-giuridico, diciamo. Ma niente di più. Ecco, in fin dei conti possiamo dire e tranquillizzare la popolazione che Melito come riferimento ospedaliero sarà sempre di più attenzionato e quindi non sarà abbandonato a se stesso? Ma sicuramente, noi come azienda sanitaria l'abbiamo fatto fino adesso, con tutti anche dei problemi che ci possono essere, perché siamo un'azienda nuova che sta cercando di riorganizzarsi. L'azienda sanitaria di Reggio Calabria è la seconda per grandezza e per importanza della Calabria dopo Cosenza, quindi è molto variegata, abbiamo vari territori, ionico, grecanico, tirrenico, eccetera, la città di Reggio, ma una volta fatto, perché non dovrebbe essere attenzionata? Poi sarà il dottore Bellinvia, nella qualità di direttore generale, a definire quelli che sono gli assetti specifici di questa unione. Grazie. E dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare gli ammalati, sia con tutti voi. Ascoltiamo la parola di Gesù dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ecco, quello che noi stiamo facendo è benedire un luogo, ma non si benedicono i luoghi, benedicono coloro che vivono. E in questo caso noi chiediamo la benedizione di Dio per gli ammalati, per coloro che soffrono e per coloro che hanno la missione, per la competenza, per dono, per intelligenza, di alleviare. E allora, ecco, questa è la benedizione che noi chiediamo a Dio, di benedire coloro che soffrono e di benedire ognuno di coloro che qui c'è, ad ogni titolo, chi perché è medico, chi perché è infermiere, chi perché dà una mano. E invochiamo dal Signore l'aiuto perché ognuno faccia la sua parte, perché è l'unica, usiamo questo termine, l'unico padrone da servire qui è colui che soffre, e lui deve essere veramente il centro di ogni nostra attività. E allora chiediamo questa
benedizione questo intervento a Dio perché possa sostenere loro e aiutare ognuno di noi a veramente essere accanto a chi soffre. E insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto, Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze. Ora, con la potenza dello Spirito Santo, inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordino loro di visitare e curare gli ammalati. Fa che i nostri fratelli e sorelle, degenti in questo reparto, siano assistiti da medici e dai loro collaboratori, con premurosa attenzione, curati con assidua sollecitudine, perché rientrando nelle loro case, fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia. E su tutti voi, qui presenti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E il Signore benedica questo luogo e tutti voi. Momento affidandoci e affidando al cuore della Madonna tutto questo. Ave o Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie Padre. Grazie, iniziamo di tutto. Arrivederci. Arrivederci. E ricordare che uno degli evangelisti di un paramedico, uno degli evangelisti di un paramedico, tu sei. È la medico. Il padrone del mio paese, il padrone è medico. È la medico, San Pantaleone, quel mondo. Anche qui c'è. Some of the males.